La danza dei fiori farfalla. Anche quest'anno è arrivato questo importante appuntamento che è la 28ª per noi mostra delle orchidee. E abbiamo pensato appunto di dedicarla un po' alla regina delle orchidee di questo momento, che è la Phalaenopsis, la faleno, e che rievoca un po' questo mondo delle farfalle. Moltissimi eventi fanno da corollario a questa manifestazione, ma soprattutto la casa delle farfalle, dove si potranno ammirare questi bellissimi insetti. La vita delle farfalle è una vita particolare perché prevede una serie di trasformazioni. Si dice metamorfosi. In realtà la farfalla è farfalla non solo quando è adulta con quattro ali, ma è anche farfalla quando è crisalide, anche farfalla quando è bruco e prima ancora uovo. La farfalla vive una settimana. Si alterneranno anche molti contributi di formatori per le orchidee, avremo infatti diversi corsi con esperti che hanno vinto anche medaglie d'oro, oltre anche a coltivatori stranieri. Abbiamo pensato di rendere l'eleganza di queste bellissime piante proprio facendole salire come delle protagoniste su un palcoscenico. Una ballerina infatti si esibirà per esaltare appunto questa somiglianza tra la bellezza della danza classica e quella di queste bellissime piante fiorite. Le orchidee sono le regine del mondo floreale, non c'è fiore più interessante, che ne dicono anche gli amanti delle rose, più interessante delle orchidee perché sono affascinanti, sono sensuali e in un aggettivo particolare sono le maliarde, ti conquistano, ti affascinano, ti rubano giorni, gioie e ti danno anche tante soddisfazioni.